Cari ascoltatori di Live Social, siamo di nuovo qui insieme all'interno della nostra rubrica, il nostro spazio dedicato alla salute, al benessere e soprattutto alla psicologia. Le ospiti di quest'oggi sono due dottoresse psicoterapeute dello studio Synapsis, diciamo il nome del loro nuovo progetto foriero di tantissime novità interessanti. Oggi parleremo un po' di cos'è la mediazione familiare, la psicoterapia di coppia e appunto familiare. Loro si chiamano Pamela Palazzolo e Elena Gesualdi. Benvenute a Live Social. Grazie, buonasera a tutti. Salve. Un saluto a voi, un saluto ai nostri ascoltatori. Dunque, quando e perché nasce lo studio Synapsis e cos'è la mediazione familiare? Allora, il centro di psicoterapia Synapsis nasce dall'idea mia sì. e di Elena sì. e di, con l'intento di realizzare uno spazio psicologico che possa essere un punto di riferimento sul territorio. Sì. Il nostro quartiere di riferimento è la zona Pigneto-Tortigna-Tara. Ok, ok. E quindi insomma ci sono tantissimi concetti legati a questo. Assolutamente, che... sì. E il nostro scopo è quello di poter fornire diversi tipi di servizi alla persona. Uno di questi è quello che tu menzionavi, cioè sì. la mediazione familiare. Sì. La mediazione familiare è un percorso sì. in cui un terzo neutrale sì. aiuta i partner sì. coinvolti in una rottura familiare sì. a poter raggiungere e condividere dei nuovi accordi e degli obiettivi che siano capaci di portare avanti. Certo. E questo perché? Perché si parla di partners perché appunto una rottura familiare può riguardare anche membri diversi della famiglia, non necessariamente coppie. Tuttavia nella pratica è più probabile che si rivolga la coppia al mediatore familiare, in quanto è la parte della famiglia che ha investito in una progettualità e quindi ci possono essere una serie di interessi di cui ha necessariamente bisogno di prendersi cura. Non ultimo, credo anzi il più importante, è proprio quello relativo ai figli. Okay. Quindi si smette di essere coppia ma si è ancora genitori e l'obiettivo è quello di poter avere dei nuovi obiettivi da raggiungere e condividere a livello di riorganizzazione familiare. Certo, non c'è mai un punto di arrivo in cui veramente si dice non ci sono più risorse nuove da tirar fuori, da considerare, perché in realtà invece ci sono sempre e come. In virtù di questo e degli elementi da lei appena illustrati, dottoressa, la mediazione familiare è sempre possibile? No, ci sono dei casi di non mediabilità in cui diciamo la mediazione non è il percorso consigliato. Questi casi sono ovviamente i casi di violenza, di abusi in famiglia, ma anche tutti quei casi in cui è presente un disturbo psicologico o una condizione che non permette alle parti di partecipare attivamente al processo di mediazione, o non ultimo quando appunto non vengono rispettate quelle che sono le regole della mediazione stessa, quindi il rispetto dei propri spazi. Certo, e ci sono comunque psicologicamente parlando e a livello relazionale dei meccanismi molto sottili, a volte è anche facile superare, oltrepassare quella linea di confine nel rapporto che si ha appunto sia tra nella coppia, tra uomo e donna, anche in relazione ai propri figli, perché la famiglia è un nucleo ben preciso. E quindi per fare questo molto spesso non abbiamo noi gli strumenti, le famiglie non hanno gli strumenti autonomi per farlo, anche se sono consapevoli, ma ci vogliono, devono intervenire delle figure professionali e specializzate come la vostra. E quindi insomma è un discorso molto delicato, perché al giorno d'oggi ci sono veramente tantissime situazioni differenti e tanti sono i meccanismi che si possono innescare. A parte questo, parlando sempre di mediazione familiare e quindi riferendoci essenzialmente anche alla coppia e alla famiglia in senso globale, cosa si fa effettivamente in questi casi?
Beh, in questi casi se il mediatore valuta che non ci sono le premesse per poter portare avanti una mediazione, si farà un invio ad altro professionista in base ovviamente alla problematica che è riscontrata. E quindi questi professionisti chiaramente possono essere di diverso tipo, chiaramente il supporto, e qui entra probabilmente anche il ruolo psicologico e psicoterapeutico, è quello di indirizzare appunto presso un altro tipo di intervento. Certo, e qui interviene anche la nostra dottoressa Elena. Sì, uno di questi interventi possibili è proprio la psicoterapia di coppia o familiare. Sì. Trattiamo una psicoterapia di coppia quando è proprio una richiesta della coppia che vuole lavorare sulla coppia, sì. Quindi non introducendo altri membri della famiglia, e in questo caso noi trattiamo la coppia. In che modo? Lavorando sulla sofferenza che la coppia porta. Ricordiamo che la coppia ha vissuto sicuramente nel periodo storico iniziale un benessere, e questo benessere in quel momento di crisi così forte, di sofferenza e ansia così alta, chiedono aiuto, e in quello interveniamo noi terapeuti che con un percorso psicologico riusciamo in qualche modo a far vedere probabilmente altro alla coppia. La coppia può anche decidere di separarsi durante un percorso di psicoterapia di coppia, e su questo ci tengo moltissimo a dirlo, perché noi non salviamo le coppie, ma è la coppia che decide per sé. Certo, è importante. Questo è molto importante. Mentre la psicoterapia familiare può essere una grandissima opportunità, un grandissimo strumento, quando c'è una grossa conflittualità o c'è un paziente designato che può essere un bambino o un adolescente. In questo caso, per esempio, il terapeuta familiare prende in carico tutta la famiglia affinché quel bambino non sia l'unico a portare un sintomo. Il sintomo è familiare, non è del bambino. Esatto. E questo è estremamente importante anche e soprattutto in relazione ai nostri numerosissimi ascoltatori e ascoltatrici, perché il disagio del bambino dipende esclusivamente dai genitori, da ciò che gli viene trasmesso, da ciò che percepisce, insomma, come possiamo dire. Sì, è molto riduzionista, diciamo, riduciamo proprio estremamente dicendolo così, però diciamo che è anche una grande risorsa la famiglia per il bambino. Quindi il bambino si prende in carico il sintomo familiare, dall'altro lato la famiglia può essere il supporto per il bambino. Certo. Quindi in un sistema che funziona, che ha funzionato fino a quel momento, fino al momento della crisi. Ok. Quindi la famiglia funziona. Certo. Partiamo da questo presupposto. Ecco, questa cosa anche a me personalmente, insomma, che sono direttamente coinvolto perché sto colloquiando con voi, mi sorprende, perché in genere siamo abituati un po' tutti a pensare che c'è il lato negativo, sia da considerare negativo e basta. In realtà invece c'è qualcosa che funziona anche in questo. Sì, finché funziona va avanti ovviamente la famiglia. Quando arriva la crisi, l'ansia aumenta e la sofferenza della famiglia stessa è palpabile, il bambino è primo sicuramente che è, diciamo, il campanello d'allarme della famiglia stessa, questo sicuramente. Quindi quando c'è questa relazione che ho definito riduzionistica tra quello, quando diciamo il bambino ha un problema perché i genitori, sì, danno un problema, sì, al bambino, in realtà il bambino è il campanellino d'allarme di una sofferenza familiare. Su questo possiamo, diciamo, rileggerlo in questi termini. Certo, quindi sicuramente in base a quanto hanno detto le nostre dottoresse Pamela Palazzolo e Elena Gesualdi, insomma, ci hanno veramente illuminato, vi hanno illuminato un po' di più, reso consapevole riguardo all'argomento, soprattutto a voi numerose anche famiglie in ascolto, su quelli che sono i meccanismi e le tante sfaccettature all'interno della coppia e della famiglia in senso più ampio. Quindi questi sono dei motivi sufficienti e validi, ma non devo dirlo io, va tutto chiaramente da sé, per rivolgervi esclusivamente a loro, perché tanti sono i professionisti, ma io voglio spezzare una lancia in loro favore, per qualsiasi tipo di supporto in merito. E non so se ci sia qualcos'altro importante da aggiungere, dato che siamo arrivati alla fine della nostra intervista,
e non so se vogliate aggiungere velocemente qualcosa prima di ricapitolare i nostri contatti. Io volevo aggiungere, ti vedo molto preparato sull'argomento e mi ha fatto molto piacere anche. Grazie, questo. E mi fa piacere a mia volta ricevere queste lusinghe da parte sua, dottoressa, perché insomma fa sempre piacere, appunto, e mi rende più soddisfatto anche. Vuol dire insomma che sono curioso e riesco a immergermi nell'argomentazione, riesco un po' a capire il senso. Grazie veramente. Grazie a te. Grazie a voi. Siamo giunti alla fine della nostra intervista. Prima di salutarci ricapitoliamo velocemente i contatti delle nostre dottoresse psicoterapeute Pamela Palazzolo ed Elena Gesualdi dello studio Synapsis, che comunque volevo approfittarne come ultima cosa per diffonderlo e promulgarlo ai numerosi ascoltatori, dato che è uno studio nato veramente da poco, che si sta pubblicizzando fortemente in questo momento, e assisteremo curiosi a quella che sarà la sua forte evoluzione, insomma, e tutto ciò che ci potrà offrire in futuro. Oggi abbiamo parlato di mediazione familiare, della psicoterapia di coppia e familiare. Allora, i cellulari 333-25-72744, il cellulare di Pamela, e 320-9454 111, il cellulare di Elena, quindi contattateli assolutamente senza esitazione entrambi per avere qualsiasi tipo di informazione di supporto in merito anche a quello che abbiamo parlato oggi. Poi l'indirizzo dello studio, via Giovanni Maggi 00176 Roma, zona Pigneto. Ok, il civico qual è? Il 42. Via Giovanni Maggi 42. Oh, così lo studio lo troviamo esattamente, okay. Insomma. Poi la pagina Facebook, Synapsis Centro di Psicoterapia, visitatela, numerosissimi ogni giorno, mettete tanti like, tanti mi piace, condividete il più possibile, fate girare, perché all'interno di questa pagina Synapsis Centro di Psicoterapia, che a 360 gradi troverete tutti gli approcci, i trattamenti terapeutici, l'esperienza, il compendio della conoscenza che in questi anni ha strutturato è costituito il lavoro delle nostre dottoresse. Quindi la pagina è Synapsis Centro di Psicoterapia. La pagina Instagram synapsis.centropsicoterapia, visitatela, perché lì c'è la documentazione efficacemente ed esclusivamente fotografica di tutta la loro attività, appunto il lavoro di questi anni. Ci sono diverse foto relative a diversi approcci terapeutici, quindi l'impatto visivo è forte e vale la pena veramente visitarla, synapsis.centropsicoterapia. E per finire l'indirizzo email segreteria.synapsis@gmail.com. Abbiamo veramente concluso. Un saluto e un ringraziamento speciale alle nostre dottoresse Pamela Palazzolo ed Elena Gesualdi. Un grande in bocca al lupo per la vostra attività. Il lupo e grazie a voi. Grazie di cuore, grazie a voi. Sì. Un saluto ai nostri ascoltatori. Buona serata. Buona serata.